Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su WWE 2K23. Abbiamo qui davanti Shawn Michaels, ma raga, siamo qui con il nostro wrestler che ho modificato un pochino, ragazzi, a parte i potenziamenti ovviamente, però guardatelo qua, ha un paio di tatuaggi, come potete vedere nel braccio destro ha quell'elmo che ci dirà tanto. E poi sono riuscito comunque a farlo più alto, quindi sono riuscito a farlo un po' fisicamente più, come posso dire, come lo volevo in precedenza, no? Perché effettivamente non avevo dato un'occhiata all'altezza e al peso, invece adesso l'ho fatto bello alto, 1,90 circa, quindi è un bel colosso come lo volevo, ed eccolo qua. Dall'altra parte però, ancora niente da fare, sembra che ancora non possa avere una sua gimmick e dovrà continuare come The Lock. Ma andiamo a vedere che cosa vuole Shawn Michaels. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like e vediamo un po'. Hey champ, I've been meaning to talk to you about a potential big opportunity. Is now a good time? Yeah, sure. What's going on? So far you've been living up to the office's expectations, but now it's time for a big test. We want The Lock to headline a live event for the first time, defending the Intercontinental Championship. A live event? I'm not sure that's a big test. Let me finish. The live event's in one of our top markets, LA. But there's always a lot of competition for the WWE Universe's entertainment dollar. Takes a big name talent to put butts in seats there. You know, like when I main evented WrestleMania 12. Wasn't that in Anaheim? Technically not LA. Nothing gets by you. Anyway, if you can sell out a major arena in LA, you can do it anywhere, even Anaheim. So what do you think? Caspita. I think I'm more than ready. Let's make it happen. Great. We thought we'd let you choose who you want a main event against. Sami Zayn, Ridge Holland, Austin Theory. We can just promote your appearance without an opponent. Attenzione. Andiamo su Austin Theory, dai, perché effettivamente Sami Zayn l'abbiamo appena distrutto, Ridge Holland mi sembra un po' poco. Andiamo su Austin Theory, secondo me può essere un buon avversario. Anche se il mio nome basta, facciamo un po' i buffoni, dai. Vediamo un po', magari mi viene fuori un avversario casuale. I'm confident I can sell out the event on my own. No need to announce an opponent. The WWE Universe will pay to see me beat anyone. Bold decision. I guess we'll find out. Mi sa che ho fatto la cagata comunque. Conosci il tuo ruolo. Inizia una nuova sfida. So, big live event coming up. Do you feel extra pressure knowing that same night The Rock will be in LA promoting the premiere of his new movie, Mudslide? I don't know why they didn't call it Rockslide. It was right there. Ma allora, questa cosa qui è fatta ovviamente apposta, ragazzi. Il personaggio ha un po' di The Rock e un po' di John Cena, quindi la catena, diciamo il vestirsi come The Rock, e visto che lo hanno così preso un po' in giro sotto questo aspetto, ho deciso di mettere la People's Elbow come mossa finale, ma ci sarà la nostra carissima anche Twist of Fate come special. Però, vediamo. That's news to me, and to be honest, that does raise the stakes a bit. The Rock's a huge deal, obviously. But I think there's room for both of us to succeed that night. Or at least I hope so. I should mention that it's not just a typical movie premiere. Rock's giving away 100 brand new pickup trucks, and anyone who attends is eligible to win. I heard fans were lining up weeks in advance. Look, it's gonna be fine, okay? When the bell rings for my match, those seats will be full. Got it. Oh, and just a heads up, I might be a little late to the show on account of the fact I need to cover a friend's shift waiting in line for a truck at Rock's premiere. But I'll try my best to catch your match too. Got it. Thanks. Che brutta roba, ragazzi. Praticamente nella stessa sera The Rock, nello stesso momento, The Rock ha messo in palio un centinaio di pick-up. Cioè, assurdo, ma proprio nella stessa sera doveva fare sta roba. La presentazione del suo film. Ma dai, ma che mi significa questa cosa? Comunque entra il nostro The Lock. Eccolo qua, boom. Dai, molto forte fisicamente. Non vedo l'ora di portare qualche gimmick. Ho in mente di
portare una sorta di gladiatore, ma vedremo, vedremo se riesco a fare una gimmick con il gladiatore, che poi si evolverà piano piano probabilmente. Vediamo un po'. Chi sarà l'avversario però, ragazzi? Oh no! Beh, però fisicamente ci sta. È un colosso anche lui e quindi, ragazzi, purtroppo il nostro avversario è Gunther. Ma ci sta, ragazzi. Ci sta. È un bel match. Ma in realtà no. Penso di potergli tenere tranquillamente testa. Ragazzi, The Gladiator Alex Jenkins Jr. È fighissima questa presentazione del nome. Il gladiatore Alex Jenkins Jr. Attenzione, perché si parte. Ed eccoli qua, due colossi così. Oh, la ginocchiata. Subito Gunther stordito dalla ginocchiata in faccia del nostro Alex. Porca miseria, per ora tutto bene, ma Gunther prende in mano la situazione. Alex non riesce a liberarsi, allora proviamo a scappare via. Niente da fare. Oh, Gunther, no. No, urca. E il match parte bene perché sembra combattuto. Ma che... ma perché mi schieni quel... abbiamo appena iniziato. Ah. Ma che... attenzione, vedete che fisicamente è migliorato molto. Ci sta tantissimo, così, perché più il colosso che volevo inizialmente, non gigante, però giusto, giusto. Scappa via, bravissimo. Caspita, siamo partiti di merda. Hai sbagliato. Hai proprio sbagliato. Boom. Allora, non vedo proprio tutta l'arena piena, però... ops. Ciao, Gunther. Boom. Ragazzi, purtroppo l'arena è mezza vuota e sono tutti da The Rock. Non è stata una bella cosa da parte di The Rock, ma il nostro gladiatore saprà cosa fare. Uè, Pirletti, ma vieni su o no? No. Ragazzi, contrattacco devasto. Questo è ottimo, questo contrattacco, ragazzi. Attenzione di nuovo, bam. Ci siamo. È ottima la situazione. Che aggressività estrema. Ci siamo. Il match sta scorrendo molto bene. È stato combattuto solo nella parte iniziale. Però attenzione, perché qua Gunther è in difficoltà, arbitro. Benghi. 1, 2. Zio Cannella. Bravo Gunther, continua a scappare, ragazzi. Ma che palle. Vieni su se c'hai il coraggio, bello. Forza! Ah! Però ha una resistenza incredibile, raga. Non sta a terra nemmeno un secondo. Tiè! Ti è piaciuto questo? Nostro colosso aggressivissimo, ragazzi. Gunther in difficoltà. Attenzione! Twist of Fate! Boom! E non è finita qui. Andiamo di People's Elbow, così siamo a posto. Eccolo qua. Mi dite che copio The Rock? Beccatevi questa. Porca merda. No, bello. Hai proprio sbagliato. Ah. Attenzione. 1, 2. Ah. Che match, non me l'aspettavo così. Cioè, sta andando molto bene. In realtà è un bel match. Piacevole. Dai Gunther, basta fare il pirla però. Toh. Mi sta prendendo un bel po'. Altro schienamento. L'arbitro ormai non ci sta capendo più niente.
così, random? Va bene. Va bene, grazie mille. Grazie, grazie. Grazie Gunther, io me la porto a casa questa. Il gladiatore Alex Jenkins Jr. So, how did it go out there? The match went fine, but in case you didn't notice, the arena was only half full. So, è vero. Great. Era mezza vuota. What did you chop that up to? I thought I could sell out the show on my own, but maybe I got overconfident and bought into all this Lock hype. Or maybe it's just tough to compete with The Rock giving le out free trucks. Regalati, who knows? Beh, caspita. In più stava presentando il suo film. Io ho capito un centinaio di pick-up. Cioè, cavoli, chi non ci andrebbe? L'anteprima di un nuovo e pazzesco film, Fango e Roccia, a Los Angeles è stato un successone. Ho sentito che i miei fan... Porca miseria, mi fai leggere, porco schifo? Cioè, raga, ma che cagata. È andato giù così veloce che non sono riuscito a leggere nulla. Però da quello che si capisce, praticamente è un dibattito sul fatto della serata del film. E quindi praticamente JJ gli sta chiedendo: ma avevano venduto anche te come il nuovo fenomeno, il campione del mondo del futuro? Nonostante il soprannome? Dai, scherzo, comunque sì, l'avevano detto anche di me. Inoltre, sentivo la pressione di essere la prima superstar di terza generazione. Non è stato per niente facile. Sfoggiavo un taglio di capelli orrendo. E i fan cantavano: muori Rocky muori. No. Ma alla fine ce l'ho fatta. Non ti conosco per niente, ma hai avuto solo una serata storta. Puoi superarla. Grazie per il consiglio. Non me l'aspettavo così carino, però, eh. Credo proprio che non l'abbia fatto apposta. Provo immenso rispetto per te e per tutto ciò che sei riuscito a realizzare, quindi ti ringrazio. Non solo per avermi risposto, ma anche per avermi dedicato un po' del tuo tempo e dei tuoi preziosi consigli. Significa molto per me. E intanto continua a scorrere come la devastazione, sto coso. Non c'è di che, JJ. E mi dispiace che l'anteprima del mio film abbia rovinato il tuo main event. Sono in debito con te, ok? Che ne dici di qualche biglietto gratis per vedere Fango e Roccia? Certo, sarebbe fantastico, ti prendo in giro. Mi sdebiterò con qualcosa di più importante. Ma va a vedere il film, ok? Ci andrò, di certo. Grazie ancora, Rock. In bocca al lupo, ti terrò d'occhio. Anzi, probabilmente non lo farò perché sono impegnatissimo. Ma hai capito cosa intendo. Wow! Ehi, vieni a trovarmi il prossimo show di Raw. Dobbiamo fare quattro chiacchiere. Va bene, Sean, che cavolo è successo? You wanted to talk, right? What's up? I've been thinking back on my own career lately, and I realized a lot of my success can be credited to the factions I was a part of, both off-screen and on. Just like you, I was strong-willed and independent. But in WWE, you often find yourself needing backup. The other members of the clique and DX also push each other to be better. What are you getting at? Two prominent superstars have approached management with the idea of building a faction around you, and the brass thinks it's a good idea. Bello. Is this because of the LA Live event? It's not about what happened in LA. Beh, non posso incolparli, raga, dai. Cioè, prometto che la prossima volta farò meno il presuntuoso. I promise, if I get the opportunity to headline again, I'll do everything in my power to make sure it's standing room only. Sure, whatever. But this faction stuff has nothing to do with that. It's all about accelerating your rise to the top. And I think it says a lot that a couple of heavy hitters came to us wanting to build something around you. So I'll say it again. You just need to play ball here and trust the process. Okay, but if I do this, I see it as a good opportunity to freshen up my look. So no more lock gear, okay? If that's what it takes to get this done, then fine. Oh, bella! Quindi potrò entrare come The Gladiator. Okay, then I'm on board. So who approached you about this? What are my options? The two superstars who want to recruit you are MVP and Randy Orton. Go talk to them, hear what they have to say, and decide what's best for your career. No, ragazzi, ma stiamo scherzando? Solo perché c'è Randy Orton. Ok, se mi fosse stato MVP e magari, che ne so, Ridge Holland, appunto, avrei detto di no. Ma MVP e Randy Orton? Caspita! Caspita! È un buon inizio di fazione. Perché no?
Ah, ma raga, cioè, comunque non sono insieme, sono separati, quindi sono due fazioni. La fazione con Randy e la fazione con MVP. Allora dove pensate che... cioè, dove potrei mai andare, scusami. Glad we could finally talk. Especially since you might be hearing some big promises from guys like MVP. But let's cut to the chase. What has he really accomplished? Beh, ultimamente non un granché. Comunque quello che ti voglio dire, Randy, è che io sono già, cioè, mi inginocchio. The Legend Killer, porca miseria. Not much recently. Unless you count riding Bobby Lashley's coattails. Exactly. I like where your head's at. Beh, quindi siamo d'accordo. So, why are you getting involved with all this faction stuff? I enjoyed what I had in RK-Bro, and it got me thinking about my start in WWE, when I was a part of one of the greatest factions of all time, Evolution. I want to add to my legacy by building an even better version. Ci sta, ci sta. Interesting. So, where do I fit in? I'll be the veteran leader. The Triple H type. And I see the lock in the Phenom role that I held. You're not the guy yet, but with my help, you will be. Figata, sono d'accordo. I seem to recall that you and Evolution didn't end on the best terms. You don't need to worry about that. With me in charge, it will be different. And when the time's right, I'll pass the torch to you and you'll become world champion, just like I did. When will that be? I can't make any promises. Ultimately, it's up to you. Ball's in your court now. Let me know what you want to do. Yeah, I'm ready to be a part of Evolution. Say. Good. You made the right call. I'm extremely confident in your abilities, but I want to give you a crash course in doing things the Evolution way. Meet me at the Performance Center tomorrow, and don't be late. Al Performance Center. Okay. I'll be there. Strano. E quindi? Performance Center, si fa l'allenamento qui con Zach Lavin, non ho capito. Vabbè, comunque, ma chi è Zach Lavin veramente? Ma porca miseria, guarda. Allora, vediamo un po' cosa devo fare qui. Esegui una presa frontale in corsa. Ok, primo obiettivo, presa frontale in corsa, ragazzi. Pronti? Voilà! Boom! Ti è piaciuto? Combo pesante. Ma che è l'allenamento praticamente? Uno, no. Oh, è un allenamento bello, vacci piano. Tiè, hai visto? Uno, due. Bam! Eh sì, il wrestler di quest'anno è veramente devastante. Non lasciarlo respirare, quindi penso di doverlo mettere praticamente. Che botta gli ha dato? Ancora? No, raga, che aggressività c'è qui? Boom! Questo. Tiè! Vediamo un po' se la chiudiamo sta fase allenamento. E vabbè, allora niente. E va bene. Va bene, dai, ho capito già. Boom! Hai proprio rotto le balle, cioè mi ha ribaltato tutto, porca miseria. Twist of Fate! Ribalta questa, fra. Uno, due, tre. L'ho distrutto, Randy. Dai, Randy. Dov'è Randy Orton? No. Joining Evolution feels like a turning point in my career. I mean, everything before this felt big. But now it really seems like I'm on my way to the top. But do you think Randy Orton will be willing to share the spotlight with you? Can you trust him? Assolutamente no. Non ho intenzione di abbassare la guardia. Randy hasn't always been the most trustworthy person in the past, so I'd be an idiot not to keep my guard up. But I'm hoping he's changed. Would it be safer to just rely on myself? Yeah, but I'm trying to trust the process. Any clue who else will be joining this new Evolution? Randy hasn't told me anything. I guess we'll all find out together. Ah. Bene, bene. Si aggiunge gente. Someone is arriving in style. Any idea who this could be?
I'm not sure. As far as I know, all the VIPs are already here. Interesting. Ooh. What's this all about? We've seen these two team before, but I thought it was just a one-time thing. We heard the rumors surrounding Randy Orton. This must be the debut of his newly reformed Evolution. Led by Orton, Evolutionists here on Raw, and they look ready to dominate. Che figata! Back to 20 years ago. Però attenzione, perché l'altro è Gabriel. Teoria dell'Evolution. Va bene, dai, figata, non mi dispiace. Bene ragazzi, la storia continua e come potete vedere ho Randy Orton e Gabriel Slade davanti. Nel prossimo episodio vedremo probabilmente l'esordio di questa Evolution, quindi ragazzi preparatevi. So che c'è molta storia, ma la 2K quest'anno sia nell'NBA che qui stanno veramente facendo troppa storia e quindi ci sono meno match, ma credo che da adesso in poi saranno molti più match, quindi già dal prossimo episodio secondo me miglioreranno le cose. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per aver visto anche questo episodio, non voglio allungarmi troppo, quindi ci vediamo nel prossimo con l'inizio di questa avventura con l'Evolution. Ovviamente continueremo con la storia principale del gioco, andiamo avanti, un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nel prossimo video per vedere il debutto di questa Evolution. Alla prossima.